È un'iniziativa che crea umanità nel rapporto tra il paziente e i medici, lo fa in un reparto come quello di oncologia, che è anche luogo di speranza, di sofferenza, qualche volta molto più spesso che nel passato di rinascita. E a me fa molto piacere che i professionisti del Cannizzario abbiano ancora una volta voluto creare questo momento di condivisione profonda tra loro, i loro pazienti e soprattutto, non dimentichiamolo mai, le famiglie dei loro pazienti. Chi ha avuto in famiglia un malato oncologico, come a me è capitato, sa che questo tipo di patologie non sono mai un fatto legato solo al paziente, ma è tutta integralmente la famiglia che vive l'apprensione e che spera in una possibile guarigione. È un test di prova di come l'intelligenza, la versatilità, la fantasia dei medici a volte, come la dottoressa Scandurra e tutta l'equipe che lei in questo momento governa e governa così bene, riesce a realizzare. È un'integrazione ospedale-territorio anche perché mettiamo insieme le idee dell'associazione di volontariato, quindi dei pazienti, dei medici, della pubblica opinione per come si può migliorare un reparto che offre prestazioni a una fascia ampia di popolazione affetta da una patologia importante, gravemente invalidante dal punto di vista e fisico, ma consentite anche dal punto di vista psicologico. Ecco, sono belle iniziative queste, belle iniziative, e che vedono l'ospedale Cannizzaro proporre delle attività che sono non extra ospedaliere, ma di integrazione ospedale e territorio.